concordato in conferenza capigruppo, o meglio, concordato così come stabilito a maggioranza all'interno della conferenza capigruppo, riguarda la situazione dello scalo aeroportuale di Sanno nella prospettiva della fusione con l'aeroporto Fiorentino di Pereva e ovviamente l'esposto che c'è stato su questo punto da parte del direttore di Colombo. Prego, sindaco. Sì. Io ho già riferito il capigruppo leggendo una memoria che abbiamo prodotto e che rileggerò perché non saprei fare di meglio, se parlo a braccio che sono più lungo e meno preciso. Poi come vedrete di novità ce ne sono solo due, che corrispondono anche a due documenti che poi lascio al Presidente che possono essere diffusi. Quindi io ho scritto al Presidente del Consiglio Comunale una volta che noi abbiamo appreso dell'esposto e analizzato come gli uffici l'esposto è stato presentato dai revisori. Io ho scritto questo: preso atto delle prime risultanze istruttorie svolte dagli uffici comunali e riportate al sindaco, come vedete ne sono state fatte altre due dopo, in merito all'esposto redatto dall'organo di revisione Comunivisa ha preciso quanto segue. La metodologia applicata all'organo di revisione, cosiddetto metodo del netto patrimoniale, è un criterio contabile che peso a sé stante può essere fuorviante, frutto di un sistema di rilevazione del tutto formalistico e astratto, che, pur se adottato in sede di formazione del rendiconto della gestione annuale del comune, non può certo essere usato come unico e assorbente metodo di valutazione di un'operazione complessa come quella di una fusione tra SAP della fusione tra SAT e DF, e tanto meno quale parametro di valutazione di un presunto danno patrimoniale per gli enti locali di cui nella specie non v'è la benché minima traccia. Applicando solo questo metodo non si tiene conto in alcun modo del valore reale delle partecipazioni detenute dal Comune, tant'è che nell'ipotesi di vendita di partecipazioni azionarie non quotate occorre procedere a perizie valutative. Nel caso di società quotate, invece, il parametro valutativo non può che essere la valutazione di borsa e l'eventuale vendita avviene secondo le regole di quel mercato. Come evidenziato dalla società di revisione Mor Roland Bompani, il valore dell'asset è attualmente pari a circa 12,5 milioni di euro. Parlare di minusvalore, come fanno i revisori nella loro relazione, è addirittura grottesco se si tiene conto che rispetto al valore di libro l'attuale corso azionario fa registrare un plusvalore di oltre 7 milioni di euro. Inoltre tale partecipazione ha prodotto dividendi che assommano a 803.157 euro negli ultimi 5 anni. Si deve rimarcare che in questa operazione il Comune non ha né venduto né acquistato azioni di SAP. Inoltre, sulla vicenda relativa all'OPA si sono avuti ben due ordini del giorno votati all'unanimità dal Consiglio Comunale che espressamente impegnavano il Sindaco a confermare l'indisponibilità ad aderire all'OPA e ad applicare il patto parasociale, cioè applicare positivamente il senso di non aderire all'OPA. Ordine del giorno dell'8 maggio 2014, numero 18/2014, deliberato all'unanimità e confermato successivamente ancora all'unanimità nella seduta del 29 maggio 2014, con lo stesso dispositivo che negava l'accesso all'OPA. È evidente che se il Comune avesse deciso di aderire e quindi di vendere le sue azioni sarebbe necessariamente stato adottato un formale atto di disposizione. I revisori sembrano ignorare che grazie all'iniziativa del Comune di Pisa, unico ente pubblico a dotarsi di un advisor per la valutazione di convenienza del prezzo offerto in sede di OPA, il prezzo inizialmente proposto dall'offerente è stato corretto al rialzo
con conseguente valorizzazione dell'asset detenuto dal Comune, segno della cura e dell'attenzione con cui l'amministrazione ha seguito la vicenda. L'advisor è servito, in questo caso e anche dopo, perché le competenze interne al Comune in caso di società quotata, stante che il segretario comunale, ragioniere, insomma gli organi preposti hanno seguito tutte le fasi di questi procedimenti, non sono evidentemente sufficienti a supportare il Comune, almeno dal nostro punto di vista. E quindi il ragioniere Sassetti ha fatto un bando pubblico, una selezione per individuare l'advisor che poi ha supportato il nostro lavoro. In questo modo riconoscendo anche che anche la sua competenza aveva un limite. I revisori sembrano dolersi del fatto che il Comune non abbia aderito all'OPA cedendo integralmente la partecipazione azionaria all'offerente. Pur essendo stati destinatari di tutti gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e quindi adeguatamente informati, sembrano ignorare che A. Il Consiglio Comunale si è espresso all'unanimità con due deliberazioni che impegnavano il Sindaco a non aderire all'offerta e a mettere in atto azioni di contrasto motivato. B. Il patto parasociale aveva acquisito un parere proveditato da parte di un importante studio internazionale di Milano, con sede a Milano, Norton Rose Fulbright, che aveva manifestato aperta contrarietà alla possibilità di sciogliere un patto parasociale in presenza di un'OPA volontaria, quale quella lanciata da Corporación America Italia, adombrando una responsabilità in capo ai soggetti che, in violazione del suddetto patto, avessero venduto le loro azioni al proponente l'OPA, con obbligo di pagamento della penale prevista nel patto, pari al doppio del valore delle partecipazioni detenute. È proprio su questo parere, e tenendo conto della volontà espressa dal proprio Consiglio Comunale, che il Sindaco di Pisa, in qualità di Presidente del patto parasociale, ha ritenuto di assumere una posizione rigorosa, sempre condivisa dagli altri soci pubblici pisani, cioè Provincia e Camera di Commercio, e dalla Fondazione Pisa, tesa al mantenimento del patto e alla sua tutela nei confronti di iniziative finalizzate al suo scioglimento. I provvedimenti delle due autorità giudiziarie, civili e amministrative, sono intervenuti ciascuno su profili autonomi e distinti. Non si è trattato di decisioni di merito, bensì di pronunce con cui sono stati respinti due ricorsi cautelari diversi, peraltro, nel loro oggetto. Tali decisioni hanno di fatto consentito la cessione delle azioni sindacate e l'acquisizione del controllo da parte dell'offerente. Si parla della cessione in particolare fatta da parte della Regione, ma nessuna illazione è possibile trarne oltre il contenuto cautelare che li contraddistingue. C. Con deliberazione di Giunta Municipale numero 193 del 30 dicembre 2014, atto di indirizzo sulle società partecipate, approvazione, si indicava con assoluta chiarezza la definitiva, cito, dismissione delle partecipazioni prive dei requisiti legali per il mantenimento o non strategiche rispetto alle finalità istituzionali dell'ente per del Comune. Tra queste non vi era evidentemente la partecipazione in SAT, tant'è che nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, articolo 1, commi 611-614, legge 190 del 2014, rispetto alla società SAT si diceva, cito, il Consiglio Comunale di Pisa si è anche recentemente espresso in ordine al carattere strategico della SAT SPA per lo sviluppo dello scalo aeroportuale cittadino e più in generale del sistema aeroportuale toscano, tenuto conto anche delle evidenti ricadute per lo sviluppo economico e turistico locale. La partecipazione azionaria è pertanto da ritenere indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Non sono applicabili alla società, mancando nei relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere B e D del comma 611 della legge 190-2014. Ovviamente tutti questi atti sono anche alla conoscenza del Collegio di Regione. Va inoltre considerato che per effetto della normativa attualmente vigente gli enti pubblici devono detenere il 20% del capitale sociale delle società di gestione aeroportuale e che finché tale normativa sarà in vigore è vietato a un ente pubblico dismettere
l'intera sua partecipazione per l'eventuale richiesta di danni nei suoi confronti, cioè gli enti pubblici sono tenuti in concordia tra loro a mantenere quel 20% che è previsto per legge e previsto anche negli statuti delle società. Il Collegio dei Revisori afferma che le decisioni relative alla fusione tra SAT e ADF sarebbero state prese senza che mai sia stata adottata alcuna deliberazione del Consiglio Comunale, né che vi siano sul punto delibere di giunta. Va invece osservato che la questione è stata ampiamente esaminata e dibattuta dai consiglieri comunali e aggiungo anche sempre comunicata agli assessori e portata in giunta. In particolare, nell'adunanza consiliare dell'11 dicembre 2015, dopo l'audizione dell'ingegner Roberto Naldi, in rappresentanza di Corporazione America Italia, avvenuta in sede di riunione del capigruppo consigliari e in seduta di Consiglio Comunale, è stato votato un ordine del giorno in cui si dà atto dell'acquisizione degli elaborati prodotti dagli advisor della SAT, ritenendo che debbano essere svolti ulteriori approfondimenti necessari alla fusione in vista delle decisioni che il Comune avrebbe dovuto assumere, possibilmente di concerto con la Provincia di Pisa, la Camera di Commercio di Pisa e la Fondazione Pisa, nell'assemblea della società. Tant'è che, vi ricorderete, prima del Consiglio avevamo fatto insieme, io avevo fatto a nome anche degli altri, una lettera all'ingegner Naldi dove si chiedevano le garanzie poi riportate in Consiglio Comunale. Si è avuta successivamente un'ampia e esauriente informativa in occasione di apposite riunioni svolte dalle competenti commissioni consiliari, oltre a comunicazioni ripetute alla Giunta Municipale. Nel Consiglio del 5 febbraio 2015 vi è stata una lunga relazione dell'advisor Mort Roland e Bompani e il dottor Sartini, che ha ritenuto vantaggiosa l'operazione di fusione, evidenziando che, in caso contrario, il socio di controllo avrebbe trasferito le funzioni strategiche di governance alla sua holding privata, cosa che, ricordo, l'ingegner Nardi ci aveva detto quando lo ricevemmo in Consiglio, non aveva usato mezze parole. In quella sede vi è stato un lungo e approfondito dibattito sull'operazione di fusione e sono state avanzate all'advisor una serie di richieste, chiarimenti e precisazioni da parte di alcuni consiglieri. Al termine, il Consiglio ha approvato un ordine del giorno ad ampia maggioranza che prende atto dei risultati dell'analisi e della verifica tecnica ed economica di tutti gli atti e documenti facenti parte del progetto di fusione svolta per il Comune dall'advisor. Quindi noi abbiamo preso atto del parere dell'advisor e di tutto il pacco degli atti che hanno costituito fino all'Assemblea l'oggetto della fusione, fino allo statuto, ecco, allo statuto che poi non è mai cambiato fino all'approvazione dell'Assemblea. Va inoltre fatto presente che anche la Camera di Commercio di Pisa e la Fondazione Pisa hanno espresso nei loro organi una posizione favorevole alla fusione precedente all'Assemblea di SAT e poi confermata nell'Assemblea di SAT. Una eventuale diversa espressione a parte del sindaco di Pisa, oltre ad essere contraddittoria rispetto all'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, non avrebbe prodotto alcun effetto in ordine alla scelta assunta dall'Assemblea di SAT, che vi ricorderete fu assunta col 99,99% dei voti assembleari. Sul punto si deve inoltre registrare il parere della dottoressa Nobile datato 2 febbraio 2015 e acquisita al protocollo del sindaco in data 5 febbraio stesso anno, secondo cui, tra virgolette, nessuna competenza formale al di fuori dell'atto di indirizzo può essere ascritta agli organi consigliari, i quali comunque hanno avuto a disposizione e hanno avuto modo di esaminare tutta la documentazione inerente il progetto di fusione, chiuse virgolette. L'affermazione dei revisori secondo cui le pronunce del Consiglio dell'11 dicembre e del 5 febbraio altro non sono che mere approvazioni di ordine del giorno giunte comunque a giochi fatti, pare essere più un giudizio di tipo politico che un esame tecnico in ordine al rispetto delle competenze degli organi comunali. Perché non è affatto vero che quando noi abbiamo discusso e deliberato con quegli ordini del giorno
stringenti e riferiti a documenti, non a idee vaghe, le decisioni non erano prese, erano tutte da prendere, quindi abbiamo indirizzato chiaramente le decisioni. Non si può non riconoscere l'efficacia assertiva agli ordini del giorno votati dal Consiglio Comunale, mai fatti oggetto di rilievi o di ricorsi, il quale ha respinto anche esplicitamente proposte tendenti a negare motivatamente la funzione tra SAD e ADF, così come ha sempre espresso dall'anno 2011, scusate, il suo voto favorevole nei confronti di atti di indirizzo tendenti a favorire a determinate condizioni i processi di aggregazione e in ultimo di fusione tra le due società. Tutto si può dire tranne che il Consiglio Comunale non sia stato tenuto costantemente informato e adeguatamente coinvolto in relazione alle principali vicende dell'OPA e della successiva fusione societaria. Assolutamente priva di ogni fondamento è pertanto l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata mancata informazione al Consiglio, addirittura il realizzo di una minusvalenza patrimoniale. Il termine realizzo, infatti, implica un'attività di vendita che nella realtà non vi è stata, né è affatto vero che si sia realizzata, come viene detto, una consistente riduzione del valore contrattuale delle azioni detenute, posto che ai prezzi di borsa il titolo della Toscana Aeroporti S.p.A., cioè la nuova società sorta dalla fusione, realizza performance superiori anche al prezzo di opera. Infine, intendiamo fare chiarezza su alcune considerazioni svolte dal Collegio di Revisione nei confronti di un atto posto in essere dalla dottoressa Angela Nobile, che viene definito, forse con intento diminutivo, tra virgolettato, parere. I revisori descrivono la formazione del documento senza aver richiesto preventivamente chiarimenti che sarebbero stati senz'altro forniti, in modo capzioso e volto a mettere in cattiva luce l'operato dell'allora segretario generale. Intendiamo chiarire una volta per tutte l'assoluta genuinità del documento che è stato trasmesso al sindaco nella data indicata al protocollo, comprovabile in modo inoppugnabile dalla corrispondenza via mail intercorsa tra segretario ed altri uffici comunali. Respingiamo nella maniera più ferma una ricostruzione del tutto priva di qualsiasi fondamento e tendente a rappresentare in modo fortemente dubitativo il reale accadimento dei fatti. Gratuita e strumentale appare dunque la considerazione circa gli elementi oggettivi di forma relativi al parere espresso dal segretario generale, che sarebbero indici di gravi irregolarità. Per mancanza di certezza in ordine al requisito della data, stante invece la sussistenza di prove documentali afferenti il carteggio via mail. Quale poi possa essere il conflitto di interessi dimostrabile per la dottoressa Nobile nell'essere ancora componente del Consiglio di Amministrazione della SAD non è evidenziato, ma volutamente solo accennato e costituisce pura illazione. Aggiungo alla nota, dato che ci sono, che quel parere non è stato utilizzato, cioè io me lo sono tenuto, l'ho protocollato. In quel Consiglio, assente la Nobile, io l'avevo nella mia cartellina, se fosse stato richiesto da un consigliere, a qualsiasi, insomma, nella discussione, un approfondimento sull'iter di decisione consigliare verso l'Assemblea, io naturalmente avevo dalla dottoressa Nobile assunto un contributo che lei mi aveva dato perché io lo utilizzassi se fosse da utilizzare, siccome sembrava utile di fronte a una domanda, perché sarebbe stato molto più forte che non una mia affermazione, io l'ho fatto protocollare al mio protocollo, no? È andata così e poi e così è. A conclusione e in relazione, per portare il consiglio, non un parere così, ma un parere che era anche fissato al protocollo. A conclusione e in relazione all'esposto redatto dall'organo di revisione, preme sottolineare che 1. Il Collegio è stato costantemente informato degli argomenti sottoposti al Consiglio Comunale a mezzo di formale trasmissione a ciascun membro dello stesso organo dell'ordine del giorno dei lavori consiliari. Quindi non si può dire che tutto questo iter sia stato fuori monitoraggio dei revisori, non è così. Secondo,
l'organo di revisione è anche organo di collaborazione del Consiglio Comunale. Articolo 239, titolo Funzioni dell'organo di revisione, punto 1, comma A del testo unico enti locali. In ragione di tale funzione avrebbe ben potuto allora richiedere nel corso del vivo delle vicende oggetto dell'esposto audizioni, chiarimenti, supplementi informativi agli organi e agli uffici del Comune che certamente sarebbero stati forniti e che mai risultano richiesti. Pertanto l'affermazione secondo la quale il Collegio è venuto a conoscenza della fusione dagli organi stampa non ha fondamento o dimostra quantomeno parzialità ingiustificabile. L'amministrazione comunale, sempre richiedente collaborazione all'organo di revisione e sempre disponibile a fornire ogni chiarimento sui procedimenti di sua competenza, si riserva ogni valutazione e azione in rispetto della legislazione vigente in ordine ai contenuti dell'esposto e alla condotta dimostrata nel caso in oggetto dall'organo di revisione. Ovviamente la stessa riserva la facciamo rispetto a dichiarazioni, comunicati stampa, note, eccetera, che abbiano lo stesso tenore e che facciano rilevare degli elementi di disinformazione o di falsificazione della realtà, saremmo molto attenti e severi. Le novità sono due. Avendo ricevuto da parte del dottor Andrea Lupi per la Corte dei Conti regionale una richiesta di chiarimenti, dove però non si specificava la vicenda revisore, quindi poteva essere anche precedente, no? Poi vi dico com'è. Dice: si chiede con cortese sollecitudine una dettagliata relazione in ordine all'operazione di fusione tra SAT ADF che avrebbe visto l'incorporazione a seconda da parte della prima unitamente alla documentazione in possesso di codesto ente, citando nella risposta il numero del fascicolo istruttorio in epifo, della lettera. Allora, la dottoressa, la segretaria generale, la dottoressa Venturi, ha fatto insieme all'avvocatura una ricostruzione sintetica, ma con tutti gli allegati, molto documentata, e ha fatto una ricostruzione che è una lettura utile. Questa qui, quella loro, 16.6, cioè parte il 16.6, quello la riceviamo. No, il 16.6 anche noi. E quindi viene fatta una risposta. Poi spedisce la risposta alla dottoressa Venturi, ma ha lo scrupolo di chiamare il dottor Lupi per dire: dottor Lupi, noi vi abbiamo mandato la risposta, però lo sapete, c'è anche un esposto della Corte dei Conti, no? E lui dice: sì, ma la richiesta ve l'avevamo mandata per quello. Lei dice: ma però voi non avete citato questo, quindi noi allora non vi abbiamo mandato tutto. Quindi loro ora ci manderanno una richiesta supplementare e noi manderemo anche i documenti che i capigruppo hanno già avuto, quindi non sto a fare quelli che sono stati consegnati nella riunione dei capigruppo, più l'altra novità che c'è, perché il dottor Sassetti su mia richiesta il 30 giugno ha prodotto una sua lettura, no? Io gli ho chiesto il 22 giugno di farmi, no? una sua analisi specifica, e lui l'ha fatta, e quindi ora c'è questo documento in più. Quindi rispetto alla riunione capigruppo ci sono questi due documenti che do al Presidente, quello della dottoressa Venturi e quello di Sassetti. Poi non è cambiato nulla, non c'è nessun'altra novità. Ovviamente i documenti saranno depositati presso la segreteria, quindi poi avrà necessità di visionarli e di stare in copia.